vivo che comandava. Negli anni 70 invece c'era Almirante e quindi bisognava scrivere qualcosa contro Almirante. Ci ha pensato Fausto Amodei. Fausto Amodei ha inventato le cantacronache. Se non sapete cosa sono le cantacronache, è inutile che ve lo spiego io. Andate su Google, scrivete cantacronache, c'è roba molto più credibile di quello che vi potrei dire io. Comunque lui ha scritto sta canzone, faceva parte delle cantacronache, e la canzone è Se non li conoscete, piccolo manuale sonoro per riconoscere i fascisti. Almeno negli anni 70. Ora sono un po' più sfumati, ma le regole valgono ancora. Se non li conoscete, guardateli un minuto. Li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccia tese, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è preso dalle regole prescritte. È un saluto singolare, fatto con la mano destra, come a scuola elementare si usa a far con la maestra per avere il suo permesso di assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbi a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete, è norma elementare guardare la maniera che hanno di marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti. Chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle si hanno in 10 e in 10.000, e chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete senza dubbi a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardategli un po' addosso. L'organica allergia che hanno per il rosso. Stai bellissimo. Non gli riesce di vedere senza scatti di furore fazzoletti né bandiere che siano di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengo nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete, guardate, guardate quanto vale quel loro movimento che prima chiamavano sociale e ora poi è diventato Alleanza Nazionale e poi è diventato Fratelli d'Italia e poi è diventato Casa Pound e poi è diventato Forza Nuova e poi è diventato la Lega. Movimento di milioni ma milioni di denari dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già era chiara ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni, fatte a tecnica manuale dalla destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene dalla che.
non li conoscete, guardate il capobanda. È un boia, un assassino, colui che li comanda. Sull'orbace s'è indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a farlo uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, Roberto Fiore, sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Ultima. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Quando la farò ai giovani, questa qui sarà un casino, perché sta strofa non la capiranno mai. Una volta andavano solo con due bombe in bocca a un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, con un dico la Gestapo, e ora invece con Putin, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, se fascisti, se carogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che ha laggiù. Poi noi che siamo romagnoli.